Berlin, bellissimo, entusiasmante, riflessivo, lirico, interessante, da non perdere. Bicom è un bellissimo mondo senza adulti, senza regole, senza divieti, dove si è liberi di fare ciò che si vuole, dove trionfa l'amicizia, il coraggio e la solidarietà dei ragazzi per affrontare situazioni difficili. Per sempre non c'è più niente da sperare o da fare, se non goderci la libertà che quel mondo di prima ci ha sempre sottratto. Solo questo, Sven, guardati attorno, guarda, niente adulti, niente genitori, niente polizia, niente fai questo e fai quello. E tu Sven, stai per morire, accettalo, cancella il passato e dimentica il futuro, esiste solo il qui e l'ora, e ora è tempo di giocare. Io e Jacob si guardarono e in quello sguardo c'era tutto ciò che rende straordinaria l'amicizia a 14 anni. Perdono, devozione, gratitudine e impudenza. Come entusiasmante l'avventura che questi adolescenti vivono in un mondo libero anche se in totale degrado e abbandono. È un regno riflessivo perché ci ha fatto riflettere su come potrebbe essere un mondo senza genitori e senza regole e ci siamo chiesti, sarebbe meglio vivere in un mondo del genere? Come lirico, perché espressione dell'interiorità dell'autore e dei miei ragazzi, come emerge in diverse pagine del libro, dove i personaggi presentano punti di forza e di debolezza e manifestano grande sensibilità. Poi gli occhi si chiusero, le palpebre improvvisamente pesanti, pesanti come il mondo attorno, come il giorno che sarebbe sorto, indifferente a ogni cosa al termine della notte. Mio padre diceva che c'è gente che la morte ci arriva viva, mentre altri, quando tocca a loro, è come fossero già morti da un sacco di tempo. Che stesse affinando a quello sguardo ciò che avrebbe voluto dirgli, cose che le parole avrebbero reso sdolginate o insignificanti. Che tanto si sa, tutto l'amore che vorremmo lasciare sulla terra, dietro di noi, prima di morire, è difficile chiuderlo dentro le parole. Interessante, infatti abbiamo letto il libro tutto d'un fiato. Da non perdere, perché parla di noi adolescenti, e l'adolescenza, si sa, è il periodo più complicato, ma anche più bello della vita. Non è il mondo che avevamo scelto, ma è l'unico che ci rimane.